Buongiorno a tutti voi, sono a Palazzo Marino, al lavoro, in continuo contatto con altri sindaci, con la regione, con il governo. Immagino che più o meno tutti voi abbiate visto la conferenza stampa del presidente Conte di ieri sera. Nuove regole che incidono sulla nostra socialità, nuove regole che semplicemente vanno rispettate con grandissima attenzione. Dal mio punto di vista, dal punto di vista del Comune di Milano, ieri ho firmato un'ordinanza che potete trovare sul nostro sito e che incide sulle rette scolastiche, sul pagamento dei tributi, sulla chiusura dei mercati comunali all'aperto, sull'apertura di area B e area C. Se servirà altro lo faremo a partire da oggi, quando firmerò un'ordinanza per rendere liberi i parcheggi di superficie sulle strisce gialle e sulle strisce blu. La situazione a Milano dal punto di vista sanitario è delicata. Vero è che a Milano e provincia abbiamo un livello di diffusione della malattia inferiore ad altre province lombarde, ma ciò ci deve solo stimolare a fare di più. Siamo in un'emergenza sanitaria e purtroppo in seguito dovremmo affrontare un'emergenza economica e sociale. Si possono fare molti esempi, ma pensate solo a quanto beneficio in termini di lavoro dei singoli ha portato l'attrattività della nostra città e per esempio il turismo. Ora, io chiedo un sostegno forte al governo, lo chiedo anche all'Europa, ma noi milanesi faremo la nostra parte. A questo proposito intendo lanciare un fondo di mutuo soccorso finanziato dal Comune, ma chiederò anche a banche, istituzioni finanziarie, imprenditori, quei milanesi che potranno di contribuire. Sarà complementare rispetto all'azione del governo e lavorerà sulle situazioni più delicate in quella fase di recupero che ci dovrà il più velocemente possibile riportare alla situazione precedente. Questa è la situazione, noi ne verremo fuori. Il grande cuore milanese, il grande nostro cuore ci aiuterà. La nostra è una città con 26 secoli di storia che ha sempre dato il suo meglio nei momenti difficili. Permettetemi di chiudere ringraziando i medici, tutto il personale sanitario, i volontari, tutti coloro che si prendono cura di chi sta soffrendo. E permettetemi anche di ringraziare i dipendenti del Comune di Milano, delle nostre partecipate, che in giornate difficili garantiscono i servizi pubblici. Buona giornata a tutti voi.